Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodico. Allora, avevo già cominciato ragazzi, sapete che devo fare i wooden wind turbine, ho sistemato sopra, i wooden wind le pale. Di questi qua me ne servono due, come si craftano in questo modo, bisogna avere 6 di questi e me ne servono 12. E si craftano in questo modico, perfetto. Me ne servono 12 abbiamo detto, per cui uno. Ah sì, mi sono portato avanti con la legna intanto. Voilà. E sì, facciamo così e così. E facciamo anche gli altri due. Tankete. Ok, così. Me ne servono 12, per cui ragazzi me ne serviranno un casino. Se vi ricordate, nei video precedenti mi ero portato avanti con del filo. Allora, facciamo così. Così, vediamo un po' quanti ce ne vengono. Così. Così e basta. Ottimo. Mi sa che non ce la facciamo. Mi servono dei bastoncini. Voilà. Ok, me ne vengono esattamente 32. No, forse qualcosa in più. Forse qualcosa in più. Non abbiamo più filo. Orca loggia. Oh, filo. Oh, filo. Ok, altri 8. E siamo a 39, 40. Perfetto. Sicuramente non ce la facciamo. Vediamo un po' quanti ce ne vengono, abbiamo detto ce ne servono 12, giusto? E non ce la facciamo. Siamo a 5, 7, porca loggia, mi serve un sacco di filo, ragazzi. 8, 9, mi serve un sacco di filo, ci penso mi, ragazzi, vado a fare il filo. Mi servono delle ossa. Ok, ne ho fatti un bel po', mettiamo via tutti questi semi. Quanti stack. Perfetto, ne ho fatto un bel po'. Voilà, ora possiamo continuare a fare tutta quella roba lì. E andiamo qui, dobbiamo fare altri di questi qua, abbiamo bastoncini, sì. Per cui ne facciamo un bel po', vediamo un po' quanti ce ne vengono questa volta. Ok, non riesco a farne tanti stack. Vabbè, ragazzi, 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 me ne sono venuti altri 30, no vabbè voglio, ne possiamo fare ancora un bel po'. Ancora un bel po'. Facciamo così, 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 39, 42, ok, vediamo un po' adesso quanti ce ne vengono, e sempre pochi, oh, ancora 12, solo quelli riusciamo a fare ragazzi, porca loggia, vabbè, abbiamo 12 di questi qua, ah, però ci abbiamo gli altri, Me ne vengono un bel po' però. Vabbè, basta. Solo questi. Per il momento. Bene, mi serve un blocco di ferro. Facciamo subito un blocco di ferro. Ok. Con il blocco di ferro prendiamo la seghetta. E facciamo quelle cose lì. Mettiamo via intanto questi. Allora, sega e blocco di ferro. Facciamo... Ah, giusto, era così. Pirletta. Ne vengono solo 4. Erano questi o erano quelli più corti? L'Iron Slab Strip. Iron Slab Strip. Sì, ne vengono solo 4, ragazzi. Allora, abbiamo detto così. Dobbiamo farne 2. Per cui dobbiamo tagliare un altro blocco di ferro. Orca loggia. Altro blocco di ferro. Voilà. Lo tagliamo in questo modico. Prima così e poi di lato. Ok. E ci mettiamo 12 di questi qua. Bene, per il momento riusciamo a fare solo questi qui ragazzi. Poi faremo invece le pale. Con calma. Ora, andiamo lì. Vi faccio vedere come ho trasformato. Cioè non ho trasformato, ho solamente allungato di un cubo. Intanto mangiamo qualche cosa. Lì c'è uno scheletro. Vieni qua, osso buco. Guarda ragazzi come si nascondeva. Ah, ah no, dobbiamo andare su. Saliamo giù. Ok, ho allungato qua di un cubo. In modo che è venuto adesso perlomeno perfetto. Bene, uno lo piazzichiamo qui.
dove qua, tankete, voilà, ed altro nell'altro angolo. Poi invece lì ci mettiamo le pale per poi unire il tutto e fare un bel po' di corrente. Ora invece, volevo farvi vedere cosa volevo fare con tutto questo recinto di ferro. Volevo fare una cosa del genere. Che ne dicete voi? Fare tutto il recinto in questo modico, giusto per i mob. Poi a parte devo cambiare tutto il pavimento. Ok. E ok, voilà. Poi volendo si potrebbe fare anche doppio, eh. Dicete voi, uno o due. Vabbè, poi vediamo, ragazzi. Bene, 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 bene. Bene. Abbiamo craftato altra roba, abbiamo fatto quella cosa su. Poi, dovremmo fare l'impianto dei manager. L'impianto dei manager io li farei, vediamo un po' dove farli. Si potrebbe fare anche chi drinto chi. Chi abbiamo chi drinto chi? Allora, vediamo un po'. 3, ok, si può aprire di 2. Voilà, possiamo farlo qua direttamente, ragazzi. Che ne dicete voi? Chi drento? Allora, prendiamo i due manager e facciamo in questo modico. Manager qui, pampete, e manager qui, pampete. Prendiamo la nostra bella ender chest, che non so più dove cacchio l'ho messa, forse qua, yeah. E la piazzichiamo qui. La piazzichiamo qui, pampete. Questa è l'ender chest di Blaze. Allora, ne prendiamo uno, 64. Ne mettiamo uno qui e 64 di qua. Dopo vi spiego il perché, ragazzi. Poi, qua, logicamente, bisogna portargli corrente. Ora, io i cavi non li ho, però la corrente la prendiamo da lì. La facciamo passare da sopra, direi. Sì, va bene. Allora, andiamo a prendere dei cavi alloy, dati. Dei cavi di alloy. Permesso. Dove li posso prendere? Dove li ho messi, ragazzi? Orca logia, wey. Ne abbiamo 13 qui. E sperando che bastino. Poi mi servono i pneumatic tube che abbiamo. Ottimo. Allora, dobbiamo arrivare di là. Ora, se non mi sbaglio, dal sorting machine possiamo portare corrente direttamente lì. Vediamo un po', eh. Non sono sicuro, però dovrebbe. Facciamo passare magari da lì. Sicuramente 13 non bastano, ve lo dico subito. Sicuramente 13 non bastano. Porca logia. Infatti. Vabbè, ci penso mi ragazzi, li vado a staccare da lì. Tanto con l'impianto dobbiamo buttare giù con la torre. Ok. Allora, abbiamo detto da lì a lì, andiamo di là. Ok. Scendiamo qua e andiamo di là. Vediamo se arriva la corrente. Perfetto, la corrente arriva. Voilà. Ok, ragazzi, questi manager sono esattamente come il sorting machine, solo un pochino più complicati e un pochino migliori. Bene, qua diciamo che in poche parole deve partire un blaze. Vedete che partono i blaze? Solo che adesso dobbiamo stopparlo. Come lo stoppo così, perfetto. Ok. Ah no, sono partiti tutti, orca logia, no? No. Bene, allora, lì mettiamo il pneumatic tube, tankete. Allora, qui li mettiamo l'uno, perché questo qua è la ricezione, diciamo. Possiamo mettergli anche i colori, se vogliamo fare uno smistamento chest, eccetera, perché sarebbe il sorting machine avanzato. Ora, noi di qua gli diciamo che deve uscire un blaze alla volta. Per andare in questo manager. Per cui li mettiamo come era prima. Tankete. Dovrebbero partire. Non partono perché logicamente non c'è altre chest. Ora, questi tubi, ragazzi, in poche parole, devono arrivare qua. Alla nostra bella fornace. Lì si collega, perfetto. Andiamo sotto di due. Andiamo sotto di due, però. Pirletta. Glielo mettiamo in mezzo. Lo mettiamo in mezzo qua, pampete. Ok. E dobbiamo arrivare di là. In poche parole, dobbiamo arrivare qua. It's the perfect. Voilà. E te pareva? Perfetto.
Perché spacca due alla volta, orca logia? Voilà. Poi richiudo tutto mi. Ok. Anzi, prendiamo subito il pavimento, sennò poi mi dimentico. Chiudiamo tutto. Voilà. Perfetto, ragazzi. Ora lì mettiamo l'altro tubo. In poche parole, ci è avanzato un pavimento. E non si collega, non si collega, non si collega perché questo è storto. Questo è storto, bisogna girarlo. La 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 la, mi serve il cacciavite. Il cacciavite. Ma fermati un attimo. Ok, però perché non si collega? Perché non si collega? Perché non si collega? Perché forse questo deve andare in un altro modo. Perché non si collega, orca logia? Ok, ragazzi, sì, sono pirlami, sono pirlami. Sono veramente pirlami. Perché questo qua, l'altro manager, non dal culo, vedete, va o una chest o qualche macchinario. Per cui noi dovremmo andarla a mettere qua. Ecco dove era l'inghippo, wey. Ecco dove era l'inghippo. E come lo metto? Come lo metto? Non si sa, non si sa come lo metto. Allora, questo qua lo spacchiamo per il momento. Perché poi lo andiamo a mettere d'altra parte. Perfetto. Questo qui lo mettiamo qua. Un attimo. Sì. Lo piazzichiamo qui. Pampete. Lo giriamo. Perfetto. Ora l'è perfect. Poi li facciamo uscire i tubi come prima. Andiamo sotto. Ok, ora sì. It's the perfect. Unico problema, ragazzi, che qua deve arrivare la corrente. Ora con 9 sicuramente non ce la facciamo. Devo andare a staccarne altri. Da qua, in poche parole, deve arrivare la corrente lì. Possiamo fare magari così, una cosa del genere. O così è meglio. Pure il temporale ogni volta. No, ce l'abbiamo fatta forse. Eh no. Il cavolo ce l'abbiamo fatta. Non ci arriva. Non ci arriva. Perché da qua deve andare là. 1, 2, allora 1, 2, 3, 4, 5 le mancano. Vado a prendere. Ok, ragazzi, fatto. Bene, da qui abbiamo detto che partono i blaze. Ora, andiamo lì. È arrivata la corrente, perfetto. Li mettiamo il numero 1 perché dallo 0 va all'1. I macchinari si riconoscono tra di loro perché sono intelligenti. E poi, dopodiché, dovremmo farli partire i blaze. Qui lasciamo in questo modo. O possiamo fare anche, vediamo un po', o così o così. Non mi ricordo fino a che numero arrivano, mi sembra 9. Perfetto. Li lasciamo allo 0, lasciamo così. E lì ci mettiamo che deve richiamare i blaze. Però ne deve richiamare quanti ne vogliamo noi. Se io per dire metto uno stack da 64, guardate come devo uccidere lo zombie, scusatemi. Uccidiamo lo zombie un attimo. Faccia da culo. Ok. Meno male non devono entrare. Vabbè, dicevo, se noi ne mettiamo 64, guardate, dovrebbero partire. Perfetto. Partono tutti i blaze. E partono tutti, eh. Vedete? Partono tutti i blaze. Arrivano qua e vanno nello steam boiler. Perlomeno dovrebbero andare. Eccoli che arrivano. Guardate, pampete. Però cosa succede? Mantiene 64. Vedete che adesso qua tornano indietro perché lo rileva pieno. Ne entrano una alla volta. Non si vanno a riempire questi stack, ma li mantiene sempre a 64. Ora vedete, stanno scendendo, ma perché se li sta richiamando. È un po' lunga la distanza, diciamo. Comunque sia, qua me li tiene sempre a 64. Adesso non so perché. Ah sì, perché il tempo che tornano indietro e poi ripartono ci mettono un po', vedete? È un po' lunga la distanza, infatti devo farlo un po' più vicino all'impianto. Sono pirlami. Magari poi lo sposto e lo rimetto qua, che ne dicete? L'importante, ragazzi, è che questi due, la chest e l'impianto, lo prendo e li sposto qua, per farli stare più vicini. Poi lo farò con calma mia. Comunque avete capito. Se invece qua, per dire, ne faccio 32, qui me ne mantiene sempre 32. Adesso, sempre come prima, devono ritornare. Eccoli qua. Comunque sia, più di 32 non entrano. Ne rimettiamo 64. Perfetto.
Perfetto, noi lo manteniamo invece a 64. Guardate, se io qua ne metto di più, loro escono, guardate. Cioè, non, scusate, escono. Non va a riempire gli altri stack, ma mantiene sempre questo a 64. Per cui, ragazzi, vi ho spiegato anche più o meno come funzionano i manager per questo impianto. Mentre i manager, con questi manager si possono fare un sacco di cose. Si può fare smistamento chest e tante altre cose, e poi vedremo più avanti. Bene, ragazzi, siamo arrivati a un buon punto anche oggi. Iniziamo a dare un po' di corrente a questo steam boiler. Per cui vedete che qua la temperatura sta salendo 32 gradi. Quando arriva intorno ai 100, inizia a fare il nostro steam, il nostro vapore. Ora, vediamo un po' se i nostri blaze continuano ad arrivare. Sì, continuano ad arrivare, perfetto. Perché l'impianto lì è acceso. Ottimo. E poi ricordatevi che a casa abbiamo 850.000 blaze per poterlo fare salire con i gradi. Non so se farlo in live, cioè in diretta, o farlo poi io con calma. Perché dovrei prendere tutti questi blaze, ragazzi, e andarli a bruciare lì dentro lì. Guardate quanti cavoli ne abbiamo. Bene, 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 bene. Pollice in su al video come al solito se vi piace. E continuate a darmi le idee e dirmi cosa ho sbagliato. Ah, un'altra cosa, ragazzi. Mi avete detto, Luke, qua sotto è sbagliato. Perché se qui manca l'albero, lui comunque rileva che c'è gli items nell'inventario e i macchinari continuano ad andare. No, ragazzi. Vedete? Mancano gli alberi. C'è solo il fertilizzante, ma i macchinari sono spenti. E io non ho portato nulla. È sempre così. Per cui, che cacchio è? Testimoni di Geova che rompono sempre, ragazzi. Non sono di qua, sono di là. Dove sono? Dove sono? Guardali lì, guardali quanti sono, wey. Da Luke è tutto, e anche dalla Bumu. Ciao a tutti. Entriamo in casa che fa freddo, wey. Vado a nanna.